Siamo qua per presentare un concerto, il concerto che si intitola Born to be Wild. Ho imparato bene, è in memoria di un vostro amico scomparso 3 anni fa, Francesco Hornbostel. Causa anche benefica, nel senso che quest'anno raccogliamo fondi da destinare alla sezione musicale della nostra e di Francesco Scuola Media, che è la Scuola Media Vivaldi. Francesco era morto 3 anni fa, è morto nella notte con un arresto cardiaco. E voi avete pensato subito di fare qualcosa per lui? Abbiamo pensato subito di fare un'iniziativa sfondo musicale. Perché lui suonava Perché lui suonava insieme a voi, sì, insieme a noi il basso. il basso e era molto appassionato di musica rock in particolare, quindi l'idea è stata subito quella di dare spazio a un po' di gruppi che suonassero per ricordarlo. Ma e lui che tipo era? Era un tipo rock, in tutti i sensi, era un tipo che aveva sempre vissuto la sua vita in modo rock, quindi al massimo, cogliendo tutte le opportunità, ma amava molto viaggiare. Ha trovato un lavoro come consulente su base Milano, stava spesso in giro, Londra, ha girato una discreta porzione di mondo. Era un tipo vulcanico, direi. Ma che effetto fa scoprire un giorno, una mattina, che una persona giovane, senza apparente motivo, perde la vita nella Te notte? ne accorgi un anno dopo. Francesco era davvero il collante del nostro gruppo di amici, che è un gruppo che si conosce da praticamente sempre. Però diciamo che la telefonata che non ti mancava mai, che tu fossi a Padova, a Milano, Francoforte, Londra, eccetera, era sempre la sua, perché voleva sapere come andava, ti raccontava un sacco di cose sue, quindi quello è un po' mancato. Diciamo che ha sopperito in parte, perché ovviamente è un vuoto che non si colma, il resto del gruppo degli amici. E Born to be Wild vuole essere anche questo, non solo l'occasione per ricordare Francesco, l'occasione per il gruppo di amici di Francesco per stare insieme, per organizzare qualcosa che sicuramente lui avrebbe apprezzato più di altre. Sono sicuro che lui avrebbe organizzato un concerto per ciascuno di noi. È anche l'occasione di portare avanti Francesco in una cosa concreta che fa parte di lui. Grazie Alessandro, grazie Julien, Grazie a te. concerto allora per Francesco. Buongiorno mattina.